sai che cos'è il bullismo e saprai anche che da qualche anno si è diffusa una nuova forma di bullismo, il cyberbullismo. Il problema è che i ragazzini sempre più piccoli usano strumenti tecnologici. Se rimane sempre connessi, i messaggi si diffondono molto rapidamente ad un numero potenzialmente infinito di persone, perciò si rischia di perdere il controllo. Il web può essere utile per lo studio e per ampliare le proprie conoscenze, però nasconde dei pericoli e quindi bisogna usarlo consapevolmente. Soprattutto non si conoscono i danni causati da messaggi a persone che non sono presenti. Altro rischio è che se si rimane a lungo isolati, poi non si riesce più a rapportarsi con le persone in modo corretto. Spesso la vittima si rende conto di essere stata presa di mira quando ormai è troppo tardi e rimane intrappolata dalla solitudine. Forse anche a te sarà capitato di inviare messaggi forti o sgradevoli perché hai pensato si trattasse di un gioco. Attenzione, se il comportamento ha queste caratteristiche, non si tratta più di uno scherzo, ma di un reato che la legge punisce. Prova a pensare quali possono essere le conseguenze di questi atti. Anche una sola foto può avere un impatto fortissimo, perché è diffusa pubblicamente e non rimane solo all'interno dell'aula o del tuo gruppo di amici. Questi effetti sono dovuti all'anonimato. Quando ti nascondi, ti senti più forte e non ti rendi conto della gravità di ciò che stai facendo. Se non vedi la vittima, forse la consideri come una cosa, più che come una persona. Il bullismo è pericoloso, anche perché non ci sono confini di spazio e di tempo, quindi gli attacchi vengono ingigantiti e il bullo è sempre più forte rispetto alla vittima. Però a volte il bullo può diventare vittima e viceversa. Ti sembra che questa composizione astratta possa rappresentare la trasformazione dei ruoli? Hai già provato a pensare a cosa succede nella testa e nel cuore della vittima e del bullo? La vittima prova costantemente paura perché non riesce a controllare ciò che accade. Abbiamo provato a interpretare questi sentimenti, a partire dal bacchino malato di Caravaggio, che raffigura la malattia interiore ed esteriore, abbiamo sostituito l'uva guasta con un telefono. Anche nella nostra interpretazione del bullo di Munch, la disperazione è causata da ciò che il personaggio riceve dal web. Bullo, lo sai perché si comporta così e molti lo sostengono? Pensi che sia più forte degli altri? Solitamente i bulli hanno carisma, perché mostrano una personalità decisa. In realtà anche il bullo ha tutta una serie di problemi, è immaturo, ha bisogno di avere controllo sulle persone e si sente forte solo perché riesce a spaventare e sopraffare. Quindi lo possiamo rappresentare come un individuo vuoto. Spesso si sente frustrato ed esprime la propria frustrazione con aggressività. Il cyberbullo, come il bullo, ha bisogno di avere controllo e potere sugli altri per sentirsi meno sicuro e impotente. Tu hai mai provato il bisogno di aggredire? Quando? Forse per combattere la noia, richiedere attenzione o sfogare gelosia. Ti piace ancora il bullo? Per avere potere non bisogna essere forti fisicamente o psicologicamente, non bisogna essere in tanti, è sufficiente l'anonimato. Soffermiamoci sulla personalità della vittima. Spesso non ha la forza di reagire ed esprimere rabbia, quindi prova senso di colpa e vergogna. Però bullo e vittima non sono soli. In queste situazioni anche aiutanti e spettatori sono complici, se assistono in silenzio. Questo può accadere per vari motivi. Non vogliono assumersi responsabilità, oppure temono conseguenze vendette, oppure ancora non hanno fiducia nell'intervento degli adulti. Hai pensato come si potrebbe risolvere questo problema? Noi suggeriamo di fare qualcosa che ti faccia sentire bene, perché dal benessere di ognuno deriva il benessere di tutti. Per raggiungere il benessere devono essere soddisfatti i bisogni essenziali. Ciascuno ha bisogno di uno spazio, di comunicare in modo efficace, di sentirsi sicuro e compreso. Se questo non succede, si creano frustrazione e aggressività. Non pensi che certi comportamenti sbagliati siano dovuti a una scarsa consapevolezza delle emozioni? Sai riconoscere le tue emozioni? Sapresti dire quando sei arrabbiato o quando sei triste? Questo è il primo passo per riconoscere anche le emozioni degli altri e per capire quali sono le conseguenze delle tue azioni. Hai individuato sei emozioni di base, te le facciamo vedere attraverso l'emoticon che usi tutti i giorni con il cellulare. Conosci realmente il loro significato? Ti proponiamo tante altre emoticon che ti sfidiamo a ricercare il loro significato e a pensare e spiegare quando ti senti in quel determinato modo. Oppure potresti pensare a quale faccina usi di più, al suo significato e confrontarti con i tuoi compagni. Potete anche organizzare un sondaggio per vedere qual è la faccina più utilizzata da tutti. Pensiamo che parlare di sentimenti e di emozioni sia il primo passo per poterle controllare. Soprattutto parlare delle emozioni negative riduce il loro potere su di noi. Prova a rappresentare le tue emozioni con dei colori e spiega perché hai fatto questa scelta. Che cos'è l'empatia?
è la capacità di mettersi nei panni dell'altro e sentire le sue stesse emozioni. Provaci, ti sentirai meglio e riuscirai a migliorare i tuoi rapporti con gli altri. Sicuramente usi molto più spesso la parola simpatia, ma è un concetto molto diverso, perché per definire una persona simpatica consideri prima di tutto te stesso e vai a cercare negli altri ciò che è simile a te, però questo può creare distanza. Allora, come puoi entrare in sintonia con gli altri per star bene? Devi avere innanzitutto fiducia in te stesso, considera le tue qualità positive e le tue capacità. Puoi raggiungere questo obiettivo con l'esercizio e l'esperienza. Ti suggeriamo alcuni principi fondamentali: il diritto di esprimere le proprie opinioni, il modo di chiedere le cose, il concetto di errore. Se fai un errore, non sei una persona sbagliata. Ricordati che anche i piccoli comportamenti possono avere un forte impatto e migliorare lo stato d'animo tuo e di altre persone. La capacità di ascoltare, consolare, diventare complici può davvero essere utile. L'intelligenza emotiva è la capacità di gestire e controllare i propri impulsi e le proprie relazioni. Rifletti anche sul significato del dolore. Attraverso il web vediamo innumerevoli immagini, perciò siamo abituati alla negatività, nulla ci impressiona più. Non ci rendiamo conto di fare del male agli altri e non siamo colpiti dal dolore degli altri. Non dimenticare dunque di esercitare ed attivare sempre la tua sensibilità. Torniamo al cyberbullismo. Bisogna intervenire subito per risolvere il problema, appena si presenta, altrimenti diventerà sempre più grande e fuori controllo. Ricordati che se subisci azioni di cyberbullismo o se assisti, devi assolutamente denunciare. Infine, tieni presente innanzitutto la positività che c'è in te e negli altri. Ogni problema si può risolvere e si deve superare. Lascia cadere la zavorra della negatività e vola verso un futuro pieno di serenità e fiducia in te stesso e negli altri.